Ciao ragazzi, benvenuti alla Botteguccia dei Sigilli. Giovedì 30 maggio ci occuperemo di una parte 2 relativa all'Istituto Tavistock che abbiamo trattato settimana scorsa. Insomma, abbiamo dato un'informazione generale di quelle che sono tutte le affiliazioni e le infiltrazioni dei personaggi che appartengono all'Istituto Tavistock e che vi sono legati e che controllano sostanzialmente i mezzi di comunicazione, di organizzazione di una sorta di dittatura democratica mondiale basata principalmente appunto sui mezzi di informazione. E questa sera facciamo un viaggio da dove ci siamo fermati fondamentalmente. Tratteremo in maniera un pochettino più dettagliata quelli che sono i sistemi di informazione criminale, i sondaggi estremamente utili a manipolare l'opinione pubblica, che cos'è effettivamente l'opinione pubblica all'interno di questa globalizzazione del Tavistock, come viene utilizzata in maniera molesta la televisione, in maniera tale da voler eliminare tutti i principi fondamentali dell'umanità, quindi dalla creazione di una sofferenza psicologica se non ci si integra in questi principi, la mitologia del benessere, delle pubblicità e dei programmi da voyeur che ci vengono dati in quantità in televisione in generale, fino al transumanesimo, effettivamente, alla distruzione prima delle basi della natura dell'uomo, quindi sovrapposta agli animali, innanzitutto storicamente, grazie per esempio al lavoro di Walt Disney, adesso vedremo che cosa intendo, e poi alla sovrapposizione alle macchine per ottenere sostanzialmente un essere umano sempre più ibrido. Chi lo sa, probabilmente in grado di vivere molto a lungo, addirittura in maniera indefinita, ma fuso in un ambiente virtuale che potrebbe addirittura non necessitare più di una vita materiale, di una vita che fonda in qualche maniera corpo e mente, ma potrebbe necessitare semplicemente di una mente, però una mente fusa in un alveare, no? In un gruppo di menti virtuali. Ci ricorda qualcosa questa cosa qua? Per esempio ci ricorda una matrice? Lo ripeteremo anche durante la puntata. Siamo dunque alla seconda puntata dell'Istituto Tavistock e, se possibile, sarà ancora più aggressiva della prima, perché insomma, sappiamo che qui alla Botteguccia dei Sigilli sono fedele all'informazione e all'intrattenimento, come dico sempre, come slogan, sempre fedele a queste due cose, politically correct, decisamente mai. La transinformazione, quella che io ho definito trans per ripetere questa particella, diciamo, prima di tutti i dettagli di cui vogliamo discutere questa sera, un'informazione ibrida che va a marcare, insomma, lo spazio come fosse un cane che fa i propri bisogni per andare a segnare, no, il territorio, e lo fa in maniera assolutamente trans, effettivamente, cioè in maniera variata e ibrida in relazione a quelle che sono le necessità e le capacità di ricezione del pubblico. Ragazzi, qual è la consistenza dei mezzi di informazione a cui siamo sottoposti? Un esempio è l'affare Wikileaks, no? Che spesso e volentieri viene considerato un affare assolutamente, innegabilmente degno di fiducia. Ma da dove provengono le informazioni Wikileaks? E soprattutto io vi do un punto di riflessione. Wikileaks, che effettivamente dovrebbe trattarsi di un forum di discussione e di informazione di materiale segreto o desecretato, quindi qualcosa di effettivamente molesto per quello che è il potere costituito, ha avuto una incredibile pubblicità fra il 2006 e il 2007 e in anticipo rispetto alle prime rivelazioni di Wikileaks stessa sul New York Times e sul New York Post e su quella che è la rivista Times, che addirittura dava un'indicazione di lettura di questi contenuti di Wikileaks. È solamente un'introduzione, ma è per dire, ragazzi, se noi otteniamo da tre dei principali quotidiani o mezzi di informazione che appartengono, come abbiamo già detto,
nella puntata scorsa al CFR, cioè al principale think tank, al gruppo di pensiero che si occupa delle relazioni estere, oltre che delle relazioni interne, che praticamente contiene tutti i vari massoni e personaggi legati al Tavistock o di provenienza dell'Istituto di Francoforte, dalla scuola di Francoforte, della manipolazione dell'informazione. Come può essere possibile che WikiLeaks abbia tale pubblicità e che venga esposto anche con un manuale di lettura? Cioè, WikiLeaks deve essere considerato un sistema di controinformazione, un sistema di desecretamento di informazioni che deve essere letto a patto di non leggere queste informazioni come se fossero delle informazioni complottistiche relative alla CIA, eccetera. È un po' strano effettivamente che WikiLeaks venga rappresentato da questi mezzi di comunicazione fra il 2006 e il 2007 per tutta quella che è stata la storia seguente. Io non la farò molto lunga, è semplicemente una introduzione relativo al dire attenzione ragazzi a quello che fanno i mezzi di comunicazione, a quello che ci dicono e a quello che non ci dicono e a quelli che sono effettivamente i legami di aziende o di manifestazioni, di forum più o meno pubblici che potrebbero avere un'origine non esattamente allineata con quello che ci viene raccontato all'interno della controinformazione. Del resto, la raccolta di informazioni per creare sondaggi, che è uno degli argomenti di cui voglio parlare questa sera, è fondamentale sia negli Stati Uniti che in tutti gli altri paesi, diciamo occidentali in particolare. Negli Stati Uniti la creazione dei sondaggi, quindi dell'esperienza del sondaggio per andare non tanto a modificare ma a creare una vera e propria opinione pubblica è interamente nelle mani praticamente di un solo organismo che è il National Opinion Research Center, quindi il centro di ricerca delle opinioni nazionali che praticamente contiene, che ha al suo interno una banca dati che racconta, tiene praticamente a referto tutte quelle che sono le tendenze sociali e politiche di ogni paese al mondo in una sorta di dossieraggio, diciamo andreottiano, no? Però sociale e globale, utile a costruire una opinione pubblica plausibile in quasi tutti i paesi, tra virgolette, dell'Occidente, utile quindi a gestire anche quelle che sono le forme della verità creata. Bisogna considerare che l'opinione pubblica è sicuramente qualcosa di manipolato a scopo di come dire, di movimento della popolazione all'interno dei paesi ed è ovviamente, secondo me, è un fatto che l'opinione pubblica, cioè considerare l'opinione pubblica un fattore determinante per la verità, soprattutto con il legame che ha con i sondaggi e con i mezzi di informazione legati alla dittatura democratica ovunque imperante, è veramente un'idiozia, cioè un'idiozia totale. Quell'idiozia, quella transidiozia finale, che passando dalla transinformazione e poi dal transumanesimo, argomento che non avevo trattato l'altra volta ma che questa sera tratteremo in maniera determinata, è quella transidiozia a cui si vuole arrivare in generale per la popolazione mondiale. Del resto, la mente individuale è una delle pochissime cose che non può essere mediata perché la sua capacità di analisi, la sua capacità di opinione personale e di strutturazione del pensiero, se non modificata in maniera nazista, martellante, tendenzialmente non può essere mediata. Bisogna evidentemente inventare, anche grazie ai sondaggi, una sorta di opinione prevalente. Ed è qui che arriva il concetto di opinione pubblica, che possa poi influenzare la massa e addirittura, grazie all'utilizzo della comunicazione, del martellamento, delle informazioni di massa, provocare anche una sofferenza psicologica a chiunque non si adegui, insomma, a chiunque non si adegui a questa sovrasocializzazione dei sistemi collettivistici in cui viviamo. Ora, chi sceglie sostanzialmente
attivamente, per esempio, di chi vuole avere intorno per il proprio benessere, non viene considerato, non viene descritto come semplicemente una persona che vuole fare crescita personale, che è conscia magari delle dinamiche di ibridazione, dell'energia fra positiva e negativa con le persone che si frequentano, ma viene bollato dal sistema come asociale, pericoloso immediatamente, e confermato questo tipo di diciamo punto di vista dal concetto di opinione pubblica. Vi ricorda qualcosa questa cosa, insomma, negli ultimi anni della bollatura di una piccola quantità di persone che hanno gli occhi aperti rispetto a un fenomeno che sta accadendo, rispetto a quella che è l'opinione pubblica costruita e martellata con i mezzi di comunicazione? Non lo so. Proviamo a pensare se vi ricorda qualcosa. Tutto il valore della televisione, che era già stato riconosciuto dallo stesso Adorno, del filosofo della scuola di Francoforte, come probabilmente il più importante potere futuro, insomma, del terzo millennio, quindi il potere diciamo di penetrazione capillare della televisione, viene per esempio sperimentato nel 1952 da un personaggio che si chiamava Paul Lazarsfeld, che è legato alla CIA e direttore del Bureau of Applied Social Research, quindi di scienze di ricerca applicate, legate alla Columbia University, anche lui ovviamente legato al Tavistock, è il principale personaggio che ha incominciato a creare i sondaggi, questi sconosciuti sondaggi che servono fondamentalmente per modificare quella che è l'opinione pubblica, quindi l'opinione della massa rispetto a un'opinione prevalente, e produrre degli spot legati a questa opinione pubblica. Spot che ovviamente devono essere assolutamente corti, brevi, con un linguaggio gestito, dopo vedremo in che maniera, e condotti ovviamente dopo i giustificati studi sui cosiddetti gruppi di popolazione bersaglio, che sono già elementi studiati da Adorno stesso e dalla scuola di Francoforte, così come dal Tavistock per la scuola di ricerca psicologica globale. Per ottenere che cosa? In quel caso, nel 1952, è stato tutto sviluppato in relazione a quelle che sono state le elezioni presidenziali, che vedevano insomma, in particolare lo sviluppo dell'utilizzo della televisione da parte di questo Paul Lazarsfeld, ma del suo staff ovviamente, per ottenere in generale l'effetto cosiddetto Saddam Hussein, o l'effetto Hitler, o l'effetto Stalin, cioè fondamentalmente creare un nemico, qualcuno che identifica assolutamente il pericolo, ok, per l'opinione pubblica, prendendo tutti i temi relativi all'ascendenza di questi personaggi, al luogo in cui lavorano, ovviamente andando a togliere tutti i finanziamenti che gli stessi Stati Uniti, eccetera, o altri paesi hanno fatto per questi personaggi, e andando a semplificarli secondo gli schemi della psicologia di massa freudiana, e applicando con questo martellamento di spot molto brevi, con un linguaggio estremamente breve, il risultato che l'opinione pubblica, e quindi la massa, andrà automaticamente, anche qui vediamo se vi ricorda qualcosa, a indicare gli esuli, fra virgolette, di informazione, coloro che ancora spendono del tempo a pensare con la propria testa, delle persone pericolose, e a dirgli tendenzialmente cose del tipo ma come la fai difficile, stupido, cioè stupido tu, dove trovi la fonte dei tuoi dubbi, dove le trovi le fonti? Questo vi ricorda qualcosa? Signori, bisogna considerare che la televisione e in quello che è il controllo globale del Tavistock sugli istituti che fanno studi di ricerca psicologica per creare l'opinione pubblica da trasmettere attraverso la televisione, ecco, la televisione non si occupa di verità, si occupa di creare una realtà. Quanto più tu sei d'accordo, sia bambino che adulto, a ciò che la televisione esprime in maniera semplicistica, tanto più ti dissoci dal processo critico. Ok? È un obiettivo primario questa cosa qua, eliminare il processo critico per ottenere un gregge che poi vedremo verrà coinvolto in futuro, e purtroppo in questi
giorni sta avvenendo anche in una eliminazione dei vari aspetti dell'umanità vera e propria per lanciarci anche nel transumanesimo. La televisione ha un linguaggio basico, aristotelico, preso per categorie fisse, insomma, è basata tra l'altro su un inglese estremamente limitato di 850 parole o per esempio su un italiano, essendo una lingua molto più ricca, di 1850, circa 2000 parole. Non stimola alcun pensiero creativo, ma la cosa più grave è che in accoppiata a questo la società della diciamo dell'opinione pubblica mediata attraverso tutti gli altri sistemi di informazione, attraverso la vita per esempio degli organismi creati apposta per fare delle finte manifestazioni eccetera, la società pubblicizzata elimina la diversità e i regionalismi, ok? Quindi tutta la sensazione di appartenenza nazionalistica, come dicevamo nella prima puntata, per fare in modo di strappare l'individuo alla propria, come dire, riconoscibilità, e contemporaneamente fa in modo di lanciare, ecco, questa sorta di appartenenza a un egualitarismo forzato che in realtà non fa che appiattire le diversità. Per guardare al di là di un muro che è alto un certo livello, se due persone sono come dire basse o alte in maniera differente, non gli puoi dare esattamente lo stesso sgabello, gli devi dare sgabelli di altezza diversa, altrimenti uno non guarderà mai dall'altra parte. È la lingua, signori, che crea la nazione, non il contrario, così, e che la mantiene, ok, nel proprio riconoscimento. Così come sapevano benissimo i letterati, i poeti medievali e rinascimentali che hanno cercato di lanciare un arricchimento della lingua, tant'è vero che oggi addirittura per motivazioni pseudo-religiose o pseudo-sociali si dà un attacco, no? Spesso a questi poeti originari della tradizione. La ricchezza della comunicazione, del fantastico, crea appartenenza, nutre il pensiero e nutre la ricchezza dell'appartenenza, la consapevolezza, abbiamo detto, nutre la tolleranza. È colui che è consapevole della propria forza che aiuta il debole, è colui che è consapevole della propria appartenenza che riconoscerà un diritto alla diversità, una tolleranza nei confronti del diverso, non colui che viene obbligato per legge a tollerare un certo tipo di diversità, a utilizzare un certo tipo di comunicazione, eccetera. La TV e l'informazione, sempre in ambito di transinformazione, distruggono ogni capacità creativa del pensiero. Riducono la lingua, eliminano i regionalismi, li bollano come, come dire, pericolosi, no? Provinciali, ignoranti, aggrediscono però per legge la libertà di espressione, viene indicata la libertà di utilizzo di certi termini come necessariamente volgari, offensivi, politicamente scorretti nei confronti di qualche minoranza, che viene in realtà difesa da alcuni politici senza avere nessun tipo di appartenenza a quella minoranza, viene difesa in funzione di ottenere dei voti fondamentalmente. Nel frattempo si fa finta, come ho già detto prima, di difendere il diverso tramite la sostituzione di dinamiche naturali, con un appiattimento sociale continuo, un'uguaglianza forzata per legge e non per riconoscimento dei valori della diversità. Di fatto si distrugge il dissenso o purtroppo peggio, si costruisce una mentalità per i giovani in cui si va a raccontare che in realtà siamo obbligatoriamente per legge tutti uguali e soprattutto dobbiamo utilizzare tutti un meccanismo di comunicazione politicamente corretto che distrugge ogni tipo di senso critico personale. Peraltro, in una società in cui in realtà non tutti gli uguali sono uguali, perché ovviamente nella nostra società, anche a livello legale, se qualcuno fa una uscita che viene immediatamente considerata antisemita,
anche semplicemente se viene fatta un'uscita relativa a quelli che sono i comportamenti criminali di un esercito di un paese criminale e illegale che sta in Medio Oriente, che sta massacrando centinaia di migliaia di persone, ecco, automaticamente vieni bollato come antisemita, e questo tendenzialmente comunque è più grave rispetto a quelle che sono le condizioni di omofobia, sebbene l'omofobia sia effettivamente un altro dei grandi cavalli di battaglia della informazione egualitaristica forzata per legge. È geniale questo progetto del Tavistock con tutti i suoi istituti di studio psicologico e della comunicazione, perché tra una palla e l'altra il coinvolgimento delle persone, soprattutto dei giovani, è tale che sostanzialmente, come abbiamo detto, il meccanismo della creazione di una opinione pubblica con i sondaggi spinge anche a sentirsi in colpa in maniera eccezionale se non ci si adegua a questo tipo di comportamento, come se fossimo esclusi dalla società e di conseguenza patendo effettivamente dei drammi di tipo psicologico più o meno gravi in funzione dell'appartenenza, in funzione della nostra storia familiare, eccetera. Si riesce a far accettare ai giovani oggi, si è quasi riuscito a far accettare fondamentalmente che fra uomo, donna, mutazioni, ibridi, tostapani, cani, gatto, macaco, non ci sia praticamente alcuna differenza né dal punto di vista, diciamo, fisico né dal punto di vista animico. E io passo oltre a questa provocazione di per sé perché si spiega, secondo me, da sé, questa ridicolaggine in cui siamo inseriti. E soprattutto la lingua riduce progressivamente i termini in grado di esprimerlo il dissenso. Quindi più viene ridotta la lingua, più viene ridotta praticamente la capacità di un senso critico, meno viene fornito il sistema, il mezzo, dai giovani in su, dalla scuola in su, dai programmi televisivi che si sostituiscono, dell'esprimere un dissenso o semplicemente un'opinione differente rispetto al sistema della dittatura democratica che il Tavistock mette in campo in tutta la in tutto il mondo, principalmente occidentale, ma anche assolutamente in alcuni dei paesi, come dire, collettivisti dell'est. È un sistema di lavaggio del cervello adattativo geniale, genialmente congegnato. Bisogna considerare che praticamente la TV fino alla Seconda Guerra Mondiale non ha avuto una grossa presa, proprio perché sostanzialmente non esisteva, ha incominciato a diffondersi a partire dalla fine degli anni 40, inizio degli anni 50. Quindi la generazione che ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale, per cui si è avuto bisogno di creare una guerra mondiale, sostanzialmente non è stata toccata dai meccanismi malati della televisione. Da quel momento in poi la televisione è diventata un genitore surrogato per i bambini ed è diventata un moralizzatore casalingo, ma in modo totalmente pediatrico, cioè fondamentalmente vengono tenuti bambini e fatti crescere come bambini i bambini, ma vengono infantilizzati i genitori, in modo tale che i genitori siano più, come dire, propensi ad accettare un infantilismo prolungato dei figli dal momento in cui essi stessi lo sono. I programmi televisivi che si guardano e che vengono sponsorizzati anche in chiave elettorale e quant'altro, da chi sono creati? Sono creati da degli imbecilli in giacca, però scarpe da tennis, che fanno parte di quel milieu praticamente di costruzione dei profili psicologici, ma che sono essi stessi fruitori della televisione e che hanno delle crisi di infantilismo prolungate evidenti, che stanno all'interno, cioè se piace a noi piacerà anche alla gente mediamente, no? E i processi che vengono utilizzati e che secondo me sono evidenti se ci guardiamo intorno, sia nei loro effetti ma se guardiamo nei programmi veramente, sono principalmente tre. C'è l'omologazione, punto numero uno, che è un modo di trattare le informazioni anche relative al politicamente corretto su piccoli gruppi, possono essere insomma gli infanti, i bambini, i gruppi minoritari relativi all'omosessualità piuttosto che alle diversità in generale, trattare le informazioni in maniera assolutamente omologata.
C'è la necessità ovviamente di acquisire uno status della celebrità, questo è un punto estremamente, estremamente importante per quanto concerne l'utilizzo dell'informazione, perché pensate al Grande Fratello, adesso diremo due parole relative al Grande Fratello, ma quella tentativo di ricerca dello status della celebrità o comunque del voler diventare il Fedez di turno va a togliere sostanzialmente l'impegno dei singoli esseri umani per conseguire degli obiettivi personali di felicità che vengono sostituiti con la speranza, insomma, sia di vincere il Superenalotto, che di diventare Fedez, che di diventare la Ferrari, eccetera, che intanto statisticamente è molto improbabile, soprattutto perché spesso questi personaggi sono creati dal sistema stesso e quindi non arrivano lì per caso, come dire. Secondariamente perché comunque statisticamente è veramente difficile, anche perché per avere certe posizioni ci vuole come minimo, se non il talento, che spesso manca a questi personaggi, ci vuole un bel pelo sullo stomaco. Sicuramente questo è un punto fondamentale. Poi, per andare a forgiare l'illusione della partecipazione, ovviamente c'è l'obiettivo sostitutivo del voyeurismo, che è un altro punto fondamentale della nostra televisione. Guardare i fatti degli altri e pensare che la propria partecipazione si fermi al guardare le sventure piuttosto che le grandi, come dire, i grandi obiettivi dei personaggi pseudo famosi. In questo senso, ragazzi, adesso guardiamo qualche esempio di programma, di palinsesto, eccetera, ma il Grande Fratello, per esempio, da che cosa è fatto? Da una serie di poveri pseudo famosi che fondamentalmente combattono per la celebrità totale, celebrando le dinamiche del lavaggio del cervello, quindi gli argomenti, eccetera, e la comunicazione, la forma di comunicazione del sistema al suo peggio, per un pubblico di voyeur che vorrebbero diventare pseudo famosi e farebbero di tutto per arrivare lì. Sostanzialmente è un cerchio che si apre e che si chiude e che tira dentro la stragrande maggioranza delle persone che guardano la televisione all'interno di un processo di non partecipazione reale. La televisione colta, la televisione riflessiva, non rende né dal punto di vista economico, ma soprattutto non rende dal punto di vista del lavaggio del cervello, Tavistock, che è fuori dai programmi del Tavistock, che di tutti gli istituti da lui dipendenti. C'è chi pensava, come ho detto nella presentazione dei video, che il terzo millennio fosse effettivamente il millennio finalmente della religione, o se non della religione, addirittura della spiritualità. In realtà purtroppo è un'epoca di credenza, ma in che cosa veniamo spinti a credere effettivamente? Nella transinformazione, come l'ho chiamata io, nelle muraglie virtuali del transumanesimo, vedremo che cosa significherò con questo, per diventare effettivamente dei transidioti totali. Credere nella scienza senza contraddizione, nel risultato senza sforzo, nella celebrità senza anima, nella sovrapposizione prima fra uomo e animale, praticamente eliminando questo tipo di differenza, andando a intaccare l'anima, e poi fra macchina e uomo, per distruggere definitivamente l'anima dell'uomo. Questo è un po' l'obiettivo della puntata di questa sera, dell'obiettivo del transumanesimo a livelli, diciamo, molto semplici di spiegazione. La televisione viene ovviamente infarcita di messaggi subliminali che tendono a inserire questo tipo di ibridazione uomo-animale, di sovrapposizione uomo-animale, uomo-macchina in tutte le maniere e nella pubblicità, grazie alla pubblicità, viene creata una sorta di mitologia moderna, cioè una mitologia consumistica. Il mito della possibilità di raggiungere una determinata aurea di nostalgia, ok? In relazione a un tempo perso, a emozioni perdute, a scelte possibili che non abbiamo colto in tempo, eccetera. Praticamente la pubblicità è la mitologia della possibilità di raggiungere dei valori personali, familiari, sessuali, di raggiungere il potere, la soddisfazione, ma sono tutte cose che per loro natura
intrinseca i prodotti materiali non possono fornire. Non c'è bisogno di fare, come dire, di avere una partecipazione necessaria agli ambienti spirituali, buddisti, induisti, eccetera, per capire che la soddisfazione materiale non produce felicità, ok? O non produce felicità in ogni caso a lungo termine. Ecco, la pubblicità tende esattamente a voler fintare questo tipo di efficacia, creando una mitologia che nei nostri tempi non esiste più, una mitologia moderna consumistica. Ecco che cos'è la pubblicità. Ci sono un sacco di programmi, i programmi per esempio della Disney, li vedremo dopo in relazione a qualche osservazione anche su quello che è la gestione, come dire, il trasferimento della genitorialità a delle forme esterne di controllo. Ma uno dei programmi estremamente importanti che noi in Italia abbiamo conosciuto come Sesamo Apriti e che in America si chiamava Sesame Street in realtà, in cui erano partecipi quei terrificanti personaggi pseudoumani chiamati i Muppets, è un prodotto dell'unione fra il centro per le relazioni estere, quindi il CFR, quel think tank esagerato, Madison Avenue a New York, il Tavistock, attraverso il Bureau of Applied Research Center che abbiamo visto prima. Un altro esempio, un esempio tipico di controllo rivolto puramente ai bambini. I Muppets si rappresentano come degli insegnanti di compromesso, di apprendimento, di tolleranza assoluta a tutti i costi, e che vengono praticamente insegnate andando a sostituire i genitori, i due genitori, i contatti sociali, non insegnando nella realtà al bambino il valore di studio, apprendimento, tolleranza, ma facendo una cosa importante anche tramite i messaggi subliminali e il martellamento di queste immagini, cioè insegnando il potere sociale della televisione, insegnando ad amare la televisione, non amare lo studio, l'apprendimento, l'etica, eccetera, amare la televisione in quanto punto di riferimento primario che va a escludere la genitorialità. Questo è un lavoro che verrà ripreso all'interno del primo livello del transumanesimo, che è quello del creare un'identità fra uomo e animale, verrà ripreso, anzi verrà forse lanciato, perché è precedente rispetto ai Muppet, dal lavoro di Walt Disney, da quel furbacchione di Walt Disney che, oltre ad avere legami con il nazismo e con Hitler in persona, insomma, ha lavorato per questa sovrapposizione, per questo trasferimento di autorità da quelli che sono i normali valori di crescita per un bambino, che sono i genitori e i rapporti sociali con l'esterno, a quello che è la televisione o personaggi, peraltro inanimati, o personaggi metà uomo, metà animale, che grazie ai programmi della Committee for Moral, il comitato per il morale legato al Tavistock, che è finanziato direttamente dalla CIA e dal CFR, andrà a costruire il modo in cui i bambini devono apprendere la scelta fra male e bene. Che cosa c'è nei programmi? Che poi è il punto 1 di transumanesimo, ci siamo arrivati. Punto 1, pensate che il transumanesimo dipenda solo ed esclusivamente da una sovrapposizione umano-macchina? No, prima di tutto ci si è dedicati a distruggere la differenza animica fra uomo e animale. Attenzione che io non faccio un discorso di superiorità necessaria, perché ognuno ha la propria posizione nell'universo, ognuno ha dei vantaggi e degli svantaggi. Per esempio, gli animali hanno un vantaggio estremamente ampio, che è quello di vivere assolutamente nel presente, quindi non avere modo di poter prevedere il futuro o di piangere per il passato. E questo, ragazzi, è un passaggio di un certo livello. Però noi che abbiamo questa possibilità e che abbiamo un intelletto di un altro livello e che possediamo anche, per quanto mi concerne, qualcosa di più sottile, che alcuni chiamano anima, chiamatela come volete, ma insomma qualcosa che evidentemente
traspare dalla materialità, ecco, la prima eliminazione della diversità, della creazione, insomma, di un'identità fra uomo e animale viene gestita in maniera eccezionale da tutti i programmi di Walt Disney, grazie, cioè in unione al comitato per la morale controllato da Tavistock, CIA e CFR. L'obiettivo è questa sovrapposizione continua fra uomo e animale, l'umanizzazione dell'animale, il primo passo, insomma, del transumanesimo, l'eliminazione della consapevolezza dell'anima e di quelle che sono le identità naturali, perché esistono delle identità naturali sia nello sviluppo di specie, sia nello sviluppo intraspecie, sia nello sviluppo delle caratteristiche di genere che rappresentano la specie. Il trasferimento di valori e l'identità dei genitori, che abbiamo visto prima anche con Sesame Street e quei maledetti Muppets lì, due genitori alla televisione, sembra sostanzialmente il trasferimento della risoluzione dei problemi a delle maschere junghiane, ok? Degli archetipi. Il Mickey Mouse Club, che ha avuto un successo eccezionale, integra il mondo animale delle favole, che è controllato da individui esterni, alla naturale genitorialità e a quelli che sono i rapporti sociali. Un sistema del resto non troppo differente da quello che accadeva sotto il nazismo, che il Tavistock ha bene in mente, che la scuola di Francoforte hanno bene in mente, facendo finta o non finta di essere affiliati oppure no, il ricordo di ciò che avveniva praticamente con la gioventù hitleriana, per esempio, che andava a sostituire spesso i valori, i comportamenti, i posizionamenti sociali, etici e materiali della gioventù, per la gioventù, scusate, nei confronti di quelli che erano i genitori e i rapporti sociali. L'obiettivo quindi sembrerebbe essere stato proprio quello, e sembrerebbe essere quello di ricordare molto bene quelli che sono i valori nazisti, cambiargli faccia, ok, e adattarli a una dittatura democratica attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa. A me sembra abbastanza evidente. Nei lavori di Walt Disney, ma non solo, in generale comunque nei lavori di questi cartoons, è abbastanza evidente che viene eliminata sia la ricerca del bene dal punto di vista cristiano, sia il concetto più largo di responsabilità e di libero arbitrio personale, che ha uno stampo filosofico-religioso tipico delle religioni psicologiche orientali, per così dire. Nel mondo di Walt Disney, oltre a distruggere la barriera uomo-animale in maniera continua, la soluzione dei problemi dei personaggi viene spesso ricercata nel magico, nella fata, ok? Nel personaggio che sembra essere l'unico a poter combattere il male, eliminando quindi un dualismo bene-male tipico della concezione giudaico-cristiana, e contemporaneamente l'eliminazione del libero arbitrio, della presa di coscienza, della responsabilità, che invece è molto cara a quello che è la riflessione psicologico-religiosa delle religioni orientali. Questo è il punto numero uno, andare a eliminare praticamente questa differenza, creare una prima sovrapposizione uomo-animale fondamentale. Il punto 2, ovviamente, caro il nostro amico Elon Musk, è la sovrapposizione uomo-macchina e coscienza umana-coscienza virtuale, con l'obiettivo di realizzare quel progetto ideale che lo scrittore fantascientifico H.G. Wells aveva definito una sorta di ordine scientifico mondiale. Ci sono una marea di fondazioni, ragazzi, le più grosse ovviamente la fondazione Josiah Macy, il MIT, gli Elon Musk Labs, Elon Musk Laboratories, sono tutti legati massonicamente sotto l'egida del Tavistock, pensano e agiscono attivamente per un mondo in cui, una volta eliminate le differenze spirituali fra uomo e animale prima, ok, si provveda a un'integrazione dell'uomo con la macchina, in modo che tutto sia un'equazione. Ok, l'equazione che cosa fa, essendo matematica? Esclude tutti quegli elementi imprevedibili, liberi, puri, tipici della personalità umana, che non possono in nessuna maniera essere né replicati, ok, né stimolati da un sistema virtuale finito in quanto tale. Adesso andiamo a vedere perché è finito in quanto tale.
uno dei lanci che purtroppo è appena avvenuto, ma che sarà probabilmente sempre più frequente nel futuro, è l'idea di impiantare dei chip neurali che possano eliminare sia le deficienze fisiche, ma che possano eliminare tutte le basi del malessere emotivo. Pensate quanta schifezza innaturale c'è in questo concetto. Cioè, il malessere emotivo è qualcosa di connaturato alla nostra vita in questa esistenza finita, in questa esistenza mortale. Cercare di eliminare il malessere emotivo non solo può provocare dei risultati psicologici gravissimi, ma evidentemente va a eliminare il concetto di umanità stessa. E in che maniera questo può avvenire? Adesso lo vediamo. Fra gli altri progetti, oltre ai chip, c'è ovviamente l'utilizzo di una nanotecnologia eccezionale per andare anche lì a curare, a potenziare il cervello, a potenziare il sistema neurale umano, e infine poter rendere, come se fosse un qualcosa di eccezionale, la vita non solo più efficiente, ma addirittura infinita. È chiaro che, pensando alla morte, alla paura che alcuni di noi hanno della morte, o alla paura che in generale viene legata a questo equivoco generale della morte, si pensa che essere immortali possa essere qualcosa di positivo. Il problema è che il benessere e il malessere, l'eticità, quindi la moralità dell'uomo, sono legati strettamente alla sua naturalezza. Sono legati alla struttura stessa della mortalità dell'uomo. Per eliminare, senza conseguenze, diciamo, pericolose sul sistema naturale, è necessario, evidentemente, come ci prospettano questi criminali transumanisti, fondere l'uomo con un sistema virtuale, all'estremo addirittura fondere la mente singola con una mente alveare sulla quale agire con medicinali ad hoc tramite la tecnologia medica e psichiatrica, e soprattutto la sostituzione degli obiettivi reali che abbiamo là fuori, della vita che noi facciamo momento per momento in quanto esseri viventi mortali, con qualsiasi tipo di fantasia, che sia anche al di là del bene e del male. Cioè, vuoi andare a letto con il cane del vicino di casa piuttosto che con un bambino, sei in un ambiente virtuale, quale male potresti mai fare? Questo è parte della propaganda che viene fatta. Abbiamo questa sorta di transumanesimo che io chiamo di stampo nicciano, che al costo sostanzialmente della propria autonomia personale, una sensazione autonoma di etica, di senso critico, insomma, va a sostituire, cioè al costo di questo ti produce una possibilità di vita perenne, perennemente integrato con un sistema virtuale, qualcosa che a me fa ribrezzo solamente a pensarci. Tra l'altro, tutte queste fantasie al di là del bene e del male, per usare un termine nicciano appunto, nonostante tutte le cosiddette campagne etiche di uguaglianza sociale che avvengono in questo periodo storico, e nonostante quei discorsi abbastanza progressisti relativi a qualsiasi tipo di rapporto sociale, sessuale, fisico, malato, contro natura. Allora, ovviamente abbiamo detto, l'obiettivo in vista del transumanesimo potrebbe essere quello di una vita lunghissima, se non addirittura infinita, ok? Con la cura efficace di tutte le parti del corpo, al costo però di una mente individuale, di un senso critico individuale, di un'eticità individuale. Ma voi pensate anche a tutti i problemi psicologici che un essere umano potrebbe sviluppare con una vita lunga 400 anni, per dire. A me vengono i brividi. Mi vengono i brividi, pensate a quelli che vengono sviluppati alcune volte nell'arco di 20-25 anni di vita. Ma il transumanista, il simpaticone come Elon Musk e tutti gli altri, insomma, ti vengono incontro e ti dicono: non c'è problema, noi questa cosa la risolviamo. Che cosa facciamo? Ti fondiamo in un sistema macchina psiche, ok? Potenzialmente infinito, ti dicono. Sarai libero, appunto, al di là del bene e del male, ma in un sistema virtuale. Il problema è che il sistema virtuale, ragazzi, un sistema computerizzato basato su alcune regole di funzionamento, basato sulla sua architettura, insomma sulla sua struttura, per definizione non può essere infinito, proprio perché conosciamo la regola A e la regola Z di costruzione di questo sistema.
deve rispondere sempre a queste regole. Quindi sostanzialmente in questo momento noi viviamo una vita che è finita, ma viviamo all'interno di un universo che non conosce teoricamente, di cui non conosciamo limiti materiali né spirituali, mentre il sistema virtuale ci darebbe la possibilità di vivere infiniti desideri e soddisfazione, ti vengono a raccontare, ma in un sistema limitato dall'architettura del sistema virtuale stesso. In sostanza è una gabbia, ragazzi, una gabbia finita per desideri infiniti. Voi pensate che roba terrificante che è questa cosa. Oltretutto, abbiamo già detto prima, ma io ci tengo a ripeterlo, una vita mortale, una vita finita, produce obiettivi, produce attenzione agli obiettivi, produce la responsabilità, solo ed esclusivamente proprio perché è finita. Ok? Una vita finita immersa in un universo infinito come quella che viviamo, che è la nostra condizione, da una parte abbiamo, e dall'altra parte abbiamo, secondo i transumanisti, una vita potenzialmente infinita, fusa all'interno eventualmente anche di una mente virtuale, con possibilità morali, ma finita. Quindi questo, anche senza tirare in ballo, anche se io lo tiro spesso in ballo, l'amico filosofo della logica e filosofo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, che ci diceva ovviamente che cos'è finito e infinito, tutto ciò che si può dire con un certo numero di parole. Adesso io sto molto semplificando, però la nostra incapacità di definire l'infinito è dovuta al fatto che le nostre capacità, la nostra quantità di informazioni, di comunicazione sono invece finite. Questo è un po' il concetto del mondo virtuale basato su leggi finite e del mondo invece reale in cui viviamo, analogico, basato su leggi che non conosciamo, non ne conosciamo effettivamente l'infinità. Ok, questo è estremamente importante. Quale fra queste due condizioni? Cioè una vita finita, mortale, responsabile, in un universo infinito, oppure una vita possibilmente infinita, ok? Con soddisfazione, ti dicono infinita dei desideri, ma in un universo finito. Quale di queste due è la schiavitù? Pensiamoci seriamente, perché questi signori ci stanno proponendo questo. E per fare questo, ovviamente, hanno speso anni di sdoganamento della fantascienza, dei cyborg, come tentativo di far accettare in maniera inconscia questo tipo di rapporto e di parificazione, sia fra umano e animale, con i cartoni animati, con tutte quelle trasmissioni prima, che fra umano e macchina, ok? Addirittura con la presentazione di una macchina che possa patire dolore se viene aggredita da un umano e viceversa, come se non ci fosse effettivamente nessuna differenza, con qualche grande eccezione. Però questo tipo di martellamento Hollywood e in generale i mezzi di comunicazione l'hanno fatto in maniera molto chiara. L'assunzione della responsabilità del ciclo della mortalità e del cambiamento produce consapevolezza della propria umanità, ok? Fuori da questa responsabilità, fuori da questa umanità, comincia l'istituzionalizzazione finale transumanista dell'uomo all'interno della dittatura democratica, addirittura virtuale, ok? In una psiche alveare. Questo è quello che ci presentano, quello che ci prospettano questi signori transumanisti. A questo estremo, cioè all'estremo di questa situazione, i corpi materiali potrebbero semplicemente vegetare in una bara, mentre la nostra mente è fusa in un ambiente di lavoro, in un ambiente di collaborazione apparente virtuale, alveare. Corpi in una bara, ok? Mente fusa in una mente alveare, senza necessità fondamentalmente di vivere, di produrre cambiamento, di produrre responsabilità. Ti ricorda qualcosa questa cosa qua? A me ricorda qualcosa di molto vicino a una matrice che potrebbe non essere un racconto di fantascienza, ma effettivamente una rappresentazione del presente e del futuro possibile. Ragazzi, quando pensiamo all'immortalità, pensiamo bene a che prezzo.
Okay? Pensiamo bene a che prezzo, senza voler fare io il moralizzatore. Lo dico semplicemente perché certe idee di questo genere a me fanno semplicemente ribrezzo. Allora, ragazzi, questa sera abbiamo trattato dalla informazione malata gestita dal Tavistock e dai suoi istituti al transumanesimo col tentativo, insomma, di andare a mischiare queste due cose per creare una popolazione di pecore transidiote, con questo trans sempre di mezzo, qualcosa veramente di terrificante. Io questa sera ho concluso, spero che vi sia piaciuta come la prima puntata questo approfondimento relativo al transumanesimo. Diffidate di personaggi che tramite l'utilizzo dell'informazione si presentano come contrari a quello che sta avvenendo apparentemente nel mondo e si presentano come salvatori dell'umanità. C'è molta gente che in qualche maniera considera i personaggi transumanisti come Elon Musk un salvatore. Sembra un po' un personaggio dei film di Ridley Scott che potrebbe prendere il controllo del mondo andando a sostituire il 99% di noi con dei cyborg e metterci dove? Davvero, come dice lui, a fare il lavoro come hobby e a vivere, a fare un cazzo? L'uomo che non fa niente, l'uomo che non si, come dire, impegna nella responsabilità di una vita mortale è un uomo morto. È un uomo morto sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico che dal punto di vista spirituale. Quindi attenzione a chi giudichiamo positivo, negativo e che cosa vuole fare con i nostri corpi, con il nostro cervello e che cosa vogliono fare soprattutto con la nostra anima. Ragazzi, io per questa sera ho finito. Se vi è piaciuto quello che vi ho raccontato oggi sul Tavistock, mettete un like e unitevi al canale. Io vi ringrazio per il seguito, come al solito, molto molto stimolanti, e anche, insomma, per avermi dato lo stimolo di fare una puntata particolare martedì sul cinema, che era stata proprio da voi richiesta, e con tutti i contenuti, diciamo, di piccolo, insomma, i piccoli video con tutte le continuazioni dei contenuti che vi fornirò. Ci rivediamo come minimo per una prossima puntata lunga, Cinepatia, martedì prossimo, con il grande cinema che non può non essere visto, e alla botteguccia dei sigilli, giovedì prossimo. Ricordate, sempre fedele all'intrattenimento e all'informazione, sempre politically correct, mai, mai, mai. Un bacio dal Teo Crack Apart. Buonanotte.